Ragazzi e ragazze, benvenute e benvenuti in questo spazio webinar, parola alla quale siamo un po' abituati, dedicato al progetto ABC, European Anti-Bullying Certification. E io sono Fabrizio Boldrini, direttore della Fondazione Villa Montesca, che ha promosso questo progetto assieme ad altre realtà europee. Già il tema ci viene introdotto dal titolo, come sempre. European Anti-Bullying Certification ci dà tre termini. European, che ci dà la dimensione, proprio l'estensione attesa nella riflessione su questo progetto e di questo progetto, finanziato dal programma Erasmus. Anche questo penso ormai vi sia abbastanza familiare, programma che intende, europeo appunto, che intende far incontrare le persone, soprattutto gli studenti, di tutti i paesi europei, di tutte le scuole. E la seconda parola è anti-bullying, quindi qualcosa che deve contrastare qualcos'altro. Questo qualcosa è appunto un sistema di prevenzione, questo qualcos'altro è il fenomeno al quale penso siate, che vi sia ben presente, che è il fenomeno del bullismo a scuola. Certification invece è una parola un pochino più strana e sulla quale poi ci perderemo magari un minuto. Il progetto appunto, come abbiamo detto, si chiama ABC e il tema è quello della sicurezza scolastica, di affrontare problema della sicurezza scolastica e nel particolare elemento che minaccia questa sicurezza, che è appunto il fenomeno del bullismo. Il problema della sicurezza scolastica è un problema vecchio nella scuola ed è un problema che ragazzi e ragazze dovrebbe stare molto a cuore, perché voi passate molto tempo a scuola e qualche volta ci andate carichi di entusiasmo, altre volte un pochino meno, però quello che di fatto accade è che nei primi anni della vostra vita, quelli più importanti, quelli più belli, molto del vostro tempo lo passate in comunità, nella scuola. E quindi è molto importante anche per voi stesse, per voi stesse, che siate consapevoli che in questo luogo non bisogna solo essere sicuri, nel senso protetti, ma anche occorra poter essere in pieno benessere. Mi verrebbe da usare una parola più semplice, poter essere felici. E l'idea di contrastare il bullismo è ovviamente un'idea che la scuola promuove da molto tempo, proprio perché il fenomeno è così rilevante e è nato per questo una rete. E questo ha a che fare col tema della certificazione, una rete europea, cioè alcuni soggetti si sono messi insieme per fare una riflessione comune sul tema del bullismo e soprattutto non è solo una riflessione tipo teorico, ma capire come si può arginare questo fenomeno e il perché della rete, credo che oggi lo viviamo, no? Anche nelle cose che ci vengono dette riguardo alla pandemia. Voi sapete che ci sono alcuni istituti di tutto il mondo, istituti biomedici, che stanno cercando il vaccino contro il Covid-19. Ecco, è molto più semplice, molto più efficace se questa ricerca viene fatta in rete, cioè se alcuni soggetti che hanno competenze diverse, che vivono in aree diverse, possono scambiarsi le informazioni. Perché chiaramente il ciclo della scoperta è molto più rapido. Quindi, come accade per la ricerca del vaccino anti-Covid, anche la rete antibullismo vorrebbe scoprire, verificare una serie di misure efficaci, capire dove e come hanno funzionato e poterle mettere a disposizione degli altri partner. E questo è il tema del perché si fa una rete. Poi perché si certificano delle cose? E anche qui che cos'è la certificazione? È un tema che vi è familiare. Sentiamo parlare di certificati, quando si va dal medico perché si vuole fare sport.
si chiede di certificare il nostro stato di buona salute. Quindi è qualcosa che un esperto determina attraverso una serie di metodologie o di esami ed è riferito ad uno standard. Questo è un altro concetto, uno standard. Cioè per fare sport il tuo standard di salute, che vale qui come vale in Patagonia, deve essere lo stesso, cioè accertato attraverso una serie di ricerche e di esperienze che sono internazionali che si sono sviluppate nel tempo. L'idea un po' della certificazione di misure contro il bullismo, o di certificazione delle scuole che intendono affrontare questo tema, è un po' questa. Ma non perché le scuole che questo tema non lo affrontano attraverso una procedura di certificazione non intendano svilupparlo. È perché le procedure di certificazione fanno sì che le misure che vengono messe in campo dalle scuole possano essere innanzitutto rispondenti a uno standard, cioè far riferimento ad altre esperienze di altri paesi che hanno funzionato. E quindi, diciamo, avere una certa sicurezza che possono funzionare anche nel nostro contesto. Ma poi perché voi, ragazzi e ragazze, starete a scuola 5 anni? I vostri docenti forse ci staranno un po' di più, i vostri dirigenti scolastici un po' di più, e lo staff un po' di più, ma tuttavia ad un certo punto questa comunità che si chiama scuola è una comunità mobile. Proprio perché è una comunità mobile, le conoscenze che sono state sviluppate da questi protagonisti per un certo periodo della vita scolastica rischiano di essere disperse e non trasmesse a coloro che piano piano arrivano. E quindi se c'è un docente esperto di bullismo che fa delle cose favolose, non solo bisogna preoccuparsi che queste cose favolose funzionino, ma bisogna anche preoccuparsi che poi vengano trasmesse all'interno della comunità scolastica, anche quando questo docente esperto, questo gruppo di docenti esperto, dirigente, chi volete voi, non ci sarà più. E anche la formazione dei ragazzi e delle ragazze, cioè il coinvolgimento di ragazze e delle ragazze, chiaramente cambia quando cambiano i soggetti, quindi è qualcosa che va rinnovato sempre. E per far questo si sono messi in campo alcuni prodotti, una procedura di certificazione, un sondaggio rivolto agli studenti e ai docenti, e un laboratorio sulla valutazione. E un toolkit, poi parliamo di cosa sono questi elementi, ma l'idea di sondaggio vi fa capire una cosa, direi, abbastanza rilevante, che per far bene queste cose, voi non siete solo dei soggetti destinatari di misure, cioè non siete solo coloro ai quali vengono proposte delle cose da fare o siete oggetto di attività, ma dovete esserne co-costruttori, cioè le misure che si sviluppano per prevenire il bullismo, devono coinvolgervi e per essere coinvolti in maniera consapevole, con coscienza di quello che dite e fate, è naturalmente molto importante che questa consapevolezza venga creata attraverso una serie di passaggi. Cioè per poter contribuire a elaborare il programma di storia, per esempio, una cosa fondamentale è che voi sappiate la storia. Quindi, per poter contribuire ad un programma che contrasta il fenomeno del bullismo, voi dovete essere in grado di conoscerlo e di capirne anche con un occhio diverso da quello dei vostri docenti, per la vostra età, per la vostra sensibilità, che è molto importante, però dovete conoscerlo. Quindi c'è uno sforzo che va fatto preliminare. Ecco, questo è il sondaggio, cioè capire cosa ne pensano i ragazzi, ma soprattutto sviluppare una consapevolezza. Il progetto è stato sperimentato in 5 paesi, tra cui l'Italia, ed è molto importante anche questa dimensione europea internazionale, perché alcune cose che funzionano qui dovrebbero funzionare in tutti questi paesi, anche in altri, ma chiaramente poi c'è da tenere conto l'impatto di tipo culturale che può avere nei vari paesi, le varie sensibilità e il contesto socioculturale che quindi appunto è diverso, quindi c'è necessità, e questo è un altro sforzo, di un processo di adattamento. La certificazione quindi è questa. Ora, il bullismo è un tema che adesso vi facessi una domanda: che cos'è il bullismo? Io credo che tutti voi
potreste articolare una risposta abbastanza facilmente, sappiate, io credo che sappiate i termini di questo fenomeno. Ma se prendiamo questa dichiarazione, resa da Elaine Doyle, una ragazza appunto che è stata vittima di bullismo, occorre riflettere ancora su altre cose, perché ci sono delle conseguenze che vanno al di là di quello che accade in quel momento, una determinata persona, che accade nei vari momenti in cui questa persona viene sottoposta alla minaccia dei bulli. Cioè ci sono delle conseguenze che, come dice Elaine, vengono prorogate nel tempo, che continuano nel tempo e che quindi è molto importante che vengano fermate, soprattutto perché ci sono delle conseguenze, che vedete Elaine dice, di diminuzione di sicurezza, di stima in se stessa, di pessimismo e paranoia. Ecco, queste cose continueranno anche per tutto il corso della vita adulta. E la certificazione prevede alcune cose che qui potete leggere, ma che fondamentalmente si sintetizzano in un tema che è quello di fare in modo che i dati che vengono analizzati relativi al bullismo in quella scuola o al pensiero che i ragazzi hanno del bullismo in quella scuola vengano poi in qualche modo trasmessi alle future generazioni che si succederanno nella scuola per fare in modo e che non si disperdano le esperienze. Qui c'è un tema che vorrei introdurvi brevemente, che è il principio della certificazione antibullismo basato sulla politica. La politica della scuola. Che cos'è quella cosa che noi chiamiamo politica della scuola per prevenire il bullismo? Anche a questa parola noi siamo abituati, politica, però attribuiamo a questa parola spesso dei significati vari. La politica è quella che si fa in Parlamento fra i vari partiti che si scambiano opinioni o discussioni su un tema, esprimendo visioni diverse. Alla fine prevale una di queste visioni, perché in un sistema democratico poi è il voto che decide quale visione deve prevalere. E la politica però ha anche un altro significato. E per esempio, se vi dicessi qual è la politica della vostra famiglia, in tema di alimentazione, voi magari direste non abbiamo nessuna politica, ma poi se andate a vedere, avete senz'altro avete la sensazione che la vostra famiglia si è data in tema di alimentazione delle regole, non necessariamente l'ha scritto da qualche parte, ma che ne so, non si usa la plastica per gli alimenti, e questa è una regola. Non si ricicla tutto quello che è prodotto, insomma, nell'ambito della raccolta dell'umido, dei rifiuti umidi, e questa è un'altra regola. E si mangiano meno proteine e più carboidrati, questa è un'altra regola. E si cerca di mangiare la frutta la mattina, questa è un'altra regola. Ecco, tutto l'insieme di queste regole, che ovviamente hanno una finalità, che è quella di tutelare la salute dei componenti della famiglia, possono essere definite una politica. E quindi la politica, che è un termine appunto che la scienza e l'arte di governare, detto in termini, e questo ce lo dice il vocabolario della Treccani, insomma il più importante, l'Istituto Treccani, il più importante vocabolario del nostro paese, e è anche pratica e teoria che ha come oggetto la costituzione, l'organizzazione e l'amministrazione dello Stato o la direzione della vita pubblica, ma anche di comunità. In Italia la politica contro il bullismo è stata sistematizzata da una legge, la 71 del 2017, che prevede alcune cose. Quindi quale risorse sul territorio attivare, perché si è capito che il bullismo da solo la scuola non lo può sconfiggere, occorre condividere queste esperienze con altri, e la necessità di individuare in ogni scuola un responsabile delle misure contro il bullismo, il cyberbullismo, termine che poi dopo vedremo. E quindi la prima cosa che potreste fare, ragazzi e ragazze, è andare a chiedere alla vostra scuola, se non lo sapete ancora, chi è questa persona a cui è stato dato questo gravoso incarico. Ecco, il bullismo, quando lo comprendiamo, per questo è importante definire una politica, è una cosa che non appare così
definita. Sappiamo una serie di cose sul bullismo, ma quello che noi invece qualche volta magari sappiamo, però non con piena consapevolezza, è che il bullismo è una bestia strana che cambia aspetto e si evolve, un po' come i personaggi di Dragon Ball. Cioè, ad un certo punto il bullismo non è sempre lo stesso, ma cambiando la società, cambiando le regole, cambiando i sistemi di comunicazione sociale, si evolve, diventa bullismo super saiyan. Fino a qualche tempo fa preoccupava molto il bullismo che veniva diciamo, considerato come una minaccia di un gruppo contro un singolo o contro singoli. Oggi è molto importante e rilevante quello che noi definiamo come cyberbullismo, cioè atti e minacce che vengono fatti però in rete, dove chiaramente le conseguenze sono molto più gravi proprio per la capacità di espansione che ha la rete. Se voi mettete un messaggio, voi sapete, mettete su WhatsApp quel messaggio, lo condividete su un gruppo, ecco, quel testo non vi appartiene più, è diventato di tutti. E questo testo, questa foto che voi avete messo può essere lanciata nell'iperspazio. E quindi questo è l'essere super saiyan del bullismo, cioè il cambiare. E quello che oggi noi pensiamo sia il bullismo, domani potrebbe essere leggermente diverso o molto diverso. Quindi quando noi veniamo a contatto con una definizione, un termine, la prima cosa che ci viene chiesta è di essere consapevoli. Quindi, e questo in generale, no? Non solo con i fatti che riguardano il bullismo. Analizziamo le informazioni e le cose, e soprattutto quando andiamo a pescare dentro quell'immenso mare, bellissimo anche, entusiasmante che è internet, e cerchiamo di capire come questo accade. Noi abbiamo anche degli elementi narrativi che ci vengono dal bullismo e dalle fiction, dalle serie TV e dai film. Voi avete senz'altro visto 13, credo che sia molto popolare tra di voi. Ma il bullismo non è un romanzo. Non dobbiamo pensare che il bullismo sia un romanzo, perché in quella serie che alcuni di voi avranno visto, che molti di voi avranno visto, c'è un'esplosione eclatante di questo fenomeno. Cioè, in quella scuola i ragazzi si confrontano fra di loro con una serie di elementi eclatanti che poi sfoceranno in processo, eccetera, eccetera, nelle varie stagioni di 13, ma questo è un romanzo. È un romanzo. Può esservi piaciuto 13, può non esservi piaciuto. È chiaro, non basta la dichiarazione che fanno i protagonisti di ricorrere a questo presunto sito internet per avere aiuto. Le cose sono un po' più complesse di così e soprattutto sono meno eclatanti qualche volta di come ce le presenta 13. Cioè c'è un elemento nascosto che riguarda la vita di alcuni di voi che esiste, che è lì. Voi pensate, quando vedete 13 o vedete qualsiasi altro documentario, magari un po' più serio sul tema del bullismo, che questa cosa riguardi qualcun altro. Ecco, può riguardare voi stessi, può riguardare qualche ragazzo che è molto vicino a voi, che magari non ve lo dice, che si trova coinvolto in questo elemento. Quindi è molto importante approfondire il tema insieme ai vostri docenti, discuterne e capire che il bullismo non è un romanzo, è una cosa tremenda che accade, accade a voi, accade ai vostri amici e quindi non si trasforma sempre in un elemento eclatante, ma ha una capacità di adattamento, di trasformazione rispetto alla società molto rilevante. E noi, ragazzi, questa nostra discussione la stiamo finendo qui, ma come in tutte le lezioni che si rispettano, si studia alla fine. E vi dico, vi do alcuni suggerimenti così di attività che potreste fare con i vostri docenti. E andate, per esempio, approfondite la legge. Questo è il primo tema che mi viene in mente, la legge. Molto importante, vi dà delle risorse, dà alle scuole delle risorse, non sono sufficienti qualche volta, ma si parte da qualcosa. Quindi magari è importante che voi lo conosciate, questa serie di risorse, e discutetene con i compagni di classe.
E la politica è una serie di misure di cui abbiamo parlato, anche qui chiedete di discutere qual è la politica della vostra scuola. Andate a cercare informazioni su internet. Internet è una risorsa fenomenale, ma è molto importante che quando andiamo su internet a cercare delle cose, ad approfondire, si possa essere certi anche della fonte. E se per esempio, affermassi che molto presto arriveranno gli alieni. Ecco, se lo dico io, questo qui potrebbe essere vero, ma non essendo un astrofisico, ho poche competenze per poterlo dire. Quindi magari è frutto di una mia qualche perversione mentale. Se lo dice un astrofisico di fama, e chiaramente questo qui potrebbe essere riferito a un elemento che ha approfondito, e al di là del paradosso di questa affermazione, però magari è una cosa che va riflettuta di più. Quindi andate sempre a cercare la fonte, chi è che fornisce quelle informazioni sulla rete, perché è molto importante, e quindi anche per abituarvi non solo al tema del bullismo, ma su tutti i temi, ad avere una riflessione vera e profonda. E internet ci può aiutare, ma può essere anche, ci può anche sviare, quindi molto importante poter essere in grado così di avere le competenze necessarie per approfondire sempre la fonte. Quindi io con questa ultima riflessione comune, cari ragazzi, care ragazze, vi invito a scriverci sui social di Villa Montesca per qualsiasi riflessione vi possa venire. Rispetto anche ai temi che abbiamo trattato, e ringrazio tutti coloro che visualizzeranno questo webinar, sperando che questo dialogo fra noi e voi possa continuare su tanti altri temi che ci interessano e ci appassionano. Vi ringrazio.